E ci sto. Perché non registrare un altro video di Marvel Snap? Hakuna Matata, ben ritrovati al vostro ICM89. Perché ho detto, dato che devo andare a Bergamo questo weekend, cioè in realtà domani per me, perché sto registrando 4 video di Marvel Snap, che oggi è giovedì 6 luglio, mentre ho anche rottato, però è molto leggero. Allora, stiamo procedendo bene. Siamo di livello 43, che posso dirvi tutto sommato non male. La scorsa season non mi ricordo a quanto eravamo. E no, non credo di arrivare all'infinito, no? A livello 100, come state dicendo voi. Non credo, regà. Non credo. Ma non è che me ne frega niente, eh? Cioè, non è che per forza, dobbiamo sempre sbatterlo sulla scrivania in tutte le cose. Vediamo le carte. Che palle. Le carte giocate qui hanno il 25%. Senti, ora a sto punto prendiamoci la carta e ce la rischiamo subito. Tanto, di solito me le spappola. Non me l'ha spappolata. Ho preso anche Thor, che mi piace molto. La forza qui viene propagata anche negli altri campi, che lui da questo momento può anche non giocare più qua, come ho fatto io, ma semplicemente giocarsela completamente centrale. Ma che fortuna. Eventualmente io posso fare così. Dopo metto questo qua. Vediamo. Ah, certo. Giusto. Va bene. Durante il terzo turno mescola la tua mano nel mazzo e pesca 3 carte. Ok. Allora, secondo me più forte è lui. Secondo me. Ok. Ci sta. Ma guarda, ti devo dire che tutto sommato a me questa cosa non è che mi è dispiaciuta così tanto. Posso metterci questo. Posso metterci questo. Raga, qua dobbiamo giocare tutti quanti centrale praticamente. Adesso sembra una cosa orribile, ma dobbiamo fare così. Cioè, va giocato prepotentemente qua, raga. Ant-Man, santo Dio. Quello ci può stare, ma... Allora, qui non conviene giocare le carte. Quindi pa. E dopo qui si butta la carta da 9. E dopo lì si butta la carta da 9 e abbiamo vinto. Abbastanza sicuro, dai. Ok. Zoom. Sono abbastanza sicuro di averla vinta, perché adesso noi facciamo così. E ipoteticamente, anche se lui tira una carta da 10, regà, non è fattibile. Non è fattibile, regà, non è fattibile. Stai perdendo su tutti i campi, l'unico dove puoi vincere è qua. È per forza. Senti, zì, sei vinto, bravo, che te devo dire? Sei vinto, bravo, ma no, non puoi, guarda. Ma va bene tutto, però abbiamo fatto tutto giusto, regà. Tanto uno ce ne siamo presi. Che schifezza. Portiamocela su, va. Nome scintillante. Non badiamo a spese. Shiny logo. Siamo 6. E ci andiamo a prendere questa. 600 gettoni del collezionista. Utilizzabile per acquistare nuove carte e varianti del gioco. Vabbè. Non credo che ci facciamo niente. Vediamo un po'. 500 gettoni. Abbiamo questo qua. Abbiamo questo qua, non ci faccio niente. Ah, questi sono i gettoni. Ah, che carino, vedi? Tra l'altro io dovevo scegliere una carta. Dovevo scegliere... Ah, vedi, infatti. Fra 5 ore mi cambia. Questa che fa? Ottiene effetto continuo di tutte le carte avversarie. Madonnina santissima. Anche no, passo. Qui non mi interessa niente. E qui no, andiamo avanti. Beh, se trovo una carta che si sposta, una cosa strana, mi piacerebbe tanto. Allora, se non hai carte qui, però questo, vabbè, ci sta, dai. Madonna, che combo fatale che ho in mano. Che combo incredibile che ho in mano. Santo piripillo, che posso anche utilizzare. Scusate, però io come faccio a non snappare? Come faccio a non snappare?
Io lo posso dare in pasto. Ma a me che cavolo me ne frega? Scusatemi, eh. No, fermi, mi. Fermo. Fermo, 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 fermo. Che sto facendo? Fermate, Mirko. Fermatemi. Perché io devo fare così. Così. No, no, no. No. Per niente, Mirke. Per niente, Mirke. Quindi noi dobbiamo fare così e così, dai. E quella la facciamo un altro momento. Non posso fare certi errori. Più che altro mi serve Spider-Gwen. Mi servirebbe Spider-Gwen. Mi servirebbe. E lei non è Spider-Gwen. Sentite. Io mi chiudo. Io mi chiudo qua. Non mi sta aiutando tantissimo sta storia, perché se io faccio così lui mi sposta e mi chiudo. E mi chiudo, raga. Dai, fatemi chiudere, va. Che comunque non è che abbiamo un campo con poca roba, però... Certo, nessuno mi diceva che devo per forza utilizzare il superflusso sempre. Se avessi Spider-Gwen in questo momento, raga... E forse ho sbagliato pure questa, sapete? Diciamo che ho un po' accannato la situazione, secondo me. L'ho sbagliata. Mi sa che l'ho sbagliata. Ci sta? Non ho capito, non ho letto... Sì, ma vedete, queste sono praticamente giocate inutili da parte mia. Posso bloccarla sicuramente qua, perché tanto dopo non mi serve. Pure lui non è che ha giocato brillantemente, però io ho sbagliato qua. Cioè, qua ho fatto un paio di mosse veramente orribili. Pure lui ha risgiocato male, per fortuna di Dio. Per fortuna de Cristo. Ah, yeah, abbiamo vinto una partita. Non può fare niente lui. Se gioca centrale ha sbagliato. Ma quello pure l'ha sbagliato. Ma contro chi cazzo sto giocando? Perché quello mo gli torna a 2. Scusatemi, eh. Ah no, quello tornava a 2 a me. Ok. Vabbè, comunque ha sbagliato. Cioè, boh. Posso dire boh? Diciamolo. E questo lo portiamo su. Ma se non badiamo a spese. Animated. 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 Perché no? Comunque è carina, è divertente. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Bello Marvel Snap. Vi dico la verità, non v'ho dato retta subito, però bello. Peccato che non vada virale, perché questo gioco potrebbe veramente andare virale in una maniera incredibile. Io veramente non so le persone a che cazzo vogliono giocare a sto periodo, raga. Ok. Un po' una merda, un po' una cacata, e quindi io passerei. Dammi qualcosa. Dopo il quarto turno tutte le carte in possesso dei giocatori svantaggio in questo campo. Non mi sembra male. Dopo il quarto, quindi c'ho ancora 2 turni. Mi conviene fare così. Mi conviene fare così, non vedo altre giocate incredibili. Perché l'ideale sarebbe fare così.
fare così. Cin cin, pace all'anima nostra. Secondo me è persa. 2, 4. No, vabbè, no, no, no. Non è detto, non è detto. Vediamo un po'. Meno male che è andato di là. Meno male che è andato di là. Godo. Godo, devi quittare adesso, zì. Cioè, tu dovresti quittare. Perché io l'ultima carta che ho giocato è questa. Quindi io la prendo e la sbatto qua. Durante le carte non possono essere giocate qua. E poi io prendo e ti risbatto qua. Porco due, te faccio fa... ti faccio diventare un milione di punteggio. Mamma mia, regà. Bro, lascia perdere. Sì, vabbè, mi hai dato meno 8, bravo. Bravo, dammi meno 8, va. Te lo ficchi seto per meno 8? Meglio che non te lo dico, va. Meglio che non te lo dico dove ti ficchi il meno 8. Damo, 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 famo un'altra, dai. Che storia, che bello, mi piace il deck, no? Cioè, quando dico che bel deck, non è che è bello, mi piace, e dico, è un bel deck. Dopo il terzo turno, tutte le carte in questo campo si trasformano in Hulk. Capite da soli che qua bisogna obliterare questo campo di carte. Non mi piace per niente. Che non mi piace per niente. Cioè, praticamente tutte le mie combo, tutte le mie combo sono praticamente state distrutte. Se io facessi così e così. Dai, non mi va di buttare lui, abbiate pazienza, dai, su. Vi prego, non mi va di buttare lui. Speriamo che mi arrivi un'altra carta da uno. Ah, perché io questa non la vorrei perdere. Te pare che mette due carte? Affanculo, va. Se non ne mette due, comunque ho vinto io. Ah, hai capito lo stronzone? E questa voglio! Raga, questa è la carta che voglio! Però non so quando... Santo Dio. Però non so quando me la sblocca. Questa è fortissima. Quando viene spostata in un campo, più due di forza ogni carta è... Cioè, questa... Danger sarebbe incredibile, ma non so effettivamente dove, quando e perché. Porcaccio, due porcaccio. Bella, raga, quella carta mi piace un botto. Diciamo che forse avevo percepito bene la cosa di non... Scusatemi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Non arrivo piccolo. Scusatemi, Perché lui ha tirato là queste due carte? Se io tiro questa qua, cioè, o sposta tutte le carte lui. Allora, se lui sposta tutte le carte, a sto punto a me mi converrebbe quasi fa così.
O sbaglio? Perché per come sta giocando lui, lui è sicuro di spostarle quelle carte. E se io vado a... Eh sì, per forza, raga. Vado a 20-24. Lui 10-16, 17-18, 19 e 20. E vinco comunque io. Non so se mi sono spiegato bene. Non capisco. Ma no, ma scusatemi, non capisco. Perché? Ma che giocata è? Ma chi era questo? Raga, vi giuro non capisco. Ma perché questo opponente è così? Ma qualcuno di voi ha una risposta a quella roba là? Comunque, se mi scrivete nei commenti quando è che sblocco quella carta, che è veramente incredibile e che mi piace tantissimo, fatemelo sapere, perché quella è una carta che voglio buttare dentro questo deck. Veramente, veramente tanto. Perché una delle prossime che probabilmente andrò a togliere, forse è questa qua, ve lo dico. Probabilmente lei se ne va. Se ne va. Probabilmente. Intanto va bene, però man mano che sblocco le carte, probabilmente lei andrà a prendere posto di lui. Probabilmente. Vabbè. Oh, d'altronde, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao, raga.